Buonasera a tutti, questa sera facciamo una nuova diretta con un fotografo delle nostre parti, è di Roma, e ce lo presenterà meglio Fabrizio Bagnoli, che lo conosce molto a fondo. Io mi limito semplicemente a ringraziarlo per il tempo che ci sta concedendo, e sono sicuro che passeremo un paio d'orette veramente piacevoli. Quindi Fabrizio, a te la parola. Sì, ho visto lo sguardo di terrore di Fabio quando ha detto un paio d'orette, ma... Non è vero, smentisco categoricamente. Di solito tiriamo all'andata, Fabio, Scherzi ma a se tu vuoi parte. fare solo Ah, le sì, ore. per me non è un problema. Quindi. Se voi resistete alle mie chiacchiere... Guardi, io Non ci devo stare che attaccare, siamo domani duri. attacco alle 9, fortunatamente, quindi può andare avanti. Ah, beh, facciamo colazione insieme. Esatto. magari, vabbè, non divaghiamo. Ciao Allora, intanto anche da parte mia. parliamo di fumetti, Fabrizio. Parliamo di fumetti, ma ti ho invitato per quello, no? Sì, assolutamente. Apposta. Abbiamo un grosso esperto di fumetti questa sera, quindi no, iniziano a scomparire le persone collegate, forse Sì, meglio ma di chi ha no. passato il numero? Che di tanto in tanto sbatte sul pulsante di una macchina fotografica. Sì, casualmente. No, Non ragazzi, è purtroppo riprendiamo, cioè purtroppo per fortuna, però riprendiamo queste chiacchierate virtualmente, perché la situazione non è che sia cambiatissima, insomma, da quando ci siamo lasciati, purtroppo. Io speravo che queste cose si potessero fare dal vivo, spero che si possano fare presto, insomma, giusto, Nico? Però nel frattempo, come si dice, le cose si sono mosse. Abbiamo fatto cose, conosciuto gente, abbiamo conosciuto Fabio, il fotografo vi proponiamo questa sera. Parte, vabbè, captatio benevolenze a parte, io personalmente ho conosciuto una persona stupenda, un amante dei fumetti, tra l'altro, E che questo quello. basterebbe per, insomma, qualificarlo. Però insomma, un fotografo romano quantomeno più giovane di me e al momento ve ne ho parlato anche nel gruppo. Comunque lui è di base a Tor Vergata. No. Buonanotte a Tor Bella Monaca. Tor Vergata è un nostro cliente, è stato un lapsus. Rispetto ai fotografi che abbiamo conosciuto, lo vedrete, insomma, perché avrà modo di raccontarsi e di farci vedere le sue cose. Diciamo che è un tipo di fotografia a cui siamo meno abituati rispetto alle persone, insomma, che abbiamo avuto modo di avere come ospiti fino adesso. Molto evocativa e molto poetica per quanto mi riguarda. A me piace tantissimo, quindi quando Nicola mi ha chiesto: ma senti, ma che ne dici se Fabio magari volesse fare, insomma, una delle nostre chiacchierate fotografiche, ho colto la palla al balzo perché, insomma, lo conosco da relativamente poco, ma sono diventato già tra i suoi primi tifosi, come credo lo diventerete anche voi dopo questa serata. Per il resto lascerei che si raccontasse lui, insomma, e quindi passo la parola direttamente a Fabio. Grazie Fabrizio, grazie a tutti per l'ospitalità. Io spero che al termine della serata diventiate tifosi della vostra fotografia ancora di più, che magari la chiacchierata rinsaldi l'entusiasmo, il vigore, perché poi io, perché è una professione, ma ho la fortuna di viverla con entusiasmo, anche con quel pizzico di leggerezza che non me l'ha mai fatta pesare, quindi mi ritengo un privilegiato da questo punto di vista. Anche se ecco il periodo storico molto particolare, perché una delle prime domande, delle tante domande che mi pongono, ma ce la fai a vivere con la fotografia? Allora, è complicato, potere è potere. Io poi ho fatto, diciamo, dall'inizio del mio percorso delle scelte molto particolari che mi hanno portato comunque a scegliere un certo tipo di fotografia che potremmo tranquillamente definire poco editoriale, però dico sempre faccio quello che mi piace. Questo è un privilegio che probabilmente hanno in pochi.
Ma io vi faccio un po' un excursus su quello che è stato appunto il mio percorso. Io ho iniziato da autodidatta in maniera semplicemente disastrosa, tanto che ho rischiato anche la separazione in viaggio di nozze perché mia moglie ha delle foto dove o è tagliata la testa o i piedi o comunque è minuscola rispetto a un paesaggio infinito, tanto che ancora oggi mi dice io non capisco come tu abbia fatto a diventare un fotografo viste le premesse. E come tutti, come molti probabilmente, ho iniziato con la fotografia di viaggio per portare a casa la foto ricordo, di cui tutt'oggi non sminuisco assolutamente il valore, anzi, l'apprezzo ancora di più. A un certo punto mi sono accorto di avere un bisogno ulteriore rispetto alla foto ricordo perché. Avevo acquisito un po' la consapevolezza che la fotografia è un linguaggio. Lo dice poi la parola stessa, no? Perché noi con la fotografia scriviamo invece di scrivere con una penna, scriviamo con la luce. Quindi ecco, potenzialmente avevo in mano uno strumento che mi permetteva, a me che non scrivo, di esprimermi in un'altra modalità, quindi con le immagini. Ho iniziato un percorso da autodidatta, prima, poi. Giustamente ho pensato che il confronto potesse essere un ulteriore gradino da salire e ho iniziato un corso di reportage presso la Graffiti a Roma. E dopodiché ho pensato adesso magari ecco, lo step successivo potrebbe essere quello di frequentare o l'Istituto Superiore di Fotografia o la Scuola Romana, perché comunque mi cominciavo insomma, ad appassionare in una certa maniera. Niente, mi ricordo che chiamai la Scuola Romana di Fotografia e disse, io vorrei fare il triennio di reportage. Quando mi hanno detto il prezzo, ho detto, ok, ci sentiamo in un'altra vita. Quando mi reincarnerò in qualcun altro, ci vedremo. L'anno successivo loro misero in palio delle borse di studio. Io avevo un lavoro che avevo fatto appunto da autodidatta, un lavoro che poi portavo avanti da un paio d'anni presso un'occupazione a Roma. Non so se qualcuno di voi conosce il quartiere Ostiense. Comunque, in via del Porto Fluviale c'è questa caserma, ex caserma dell'Aeronautica Militare, adibita oggi a una sorta di residence particolare, chiamiamolo così, che ospita 80 famiglie provenienti da quattro continenti diversi, dove convivono, oltre chiaramente usi e tradizioni diverse, anche. Le due religioni principali che sono l'Islam e il cattolicesimo, perché comunque la maggioranza sono maghrebini e sudamericani, e credo che sia tuttora un grandissimo esempio di io lo definisco una vera e propria repubblica sociale nel cuore di Roma. Mi presento con questo progetto, cioè ci provo, tanto non costa nulla, e ho la fortuna comunque di vedermi assegnata la borsa di studio. E in seguito ad un colloquio che è abbastanza farsesco per certe cose, forse Fabrizio l'ho raccontato, perché io tutt'oggi non mi reputo un grande esperto di tecnica, tutt'altro. Io quando mi chiedono di fare un corso base tremo all'idea e mi chiamano per il colloquio dopo che presento comunque il progetto e il direttore, prima di fare il colloquio col direttore mi danno un questionario tecnico da compilare. Quando vado a fare il colloquio, il direttore fa: Senti, ma quello che ha scattato ste foto è lo stesso che ha risposto a ste domande. Poi 2 giorni dopo mi chiama la segretaria, appunto per dirmi che il direttore ha deciso di assegnarmi la borsa di studio, ma assolutamente di studiare un po' di tecnica, tanto che mi fecero partire dal secondo anno con questa raccomandazione. Detto questo, ecco, visto che abbiamo nominato un lavoro, io. E ve lo faccio vedere, quello che in qualche modo ha segnato il mio inizio. Allora, io come vi dicevo, si vede? Sì. Ok. Come vi dicevo, io sono arrivato qui per caso da autodidatta, perché in realtà stavo facendo un altro lavoro, stavo seguendo le piccole moschee di Roma e lì conobbi una ragazza con cui siamo diventati molto amici, che una sera mi disse, mi invitò a cena, mi diceva, io però l'unica cosa vivo in occupazione.
perché io non sapevo manco che fosse all'epoca. Insomma, mi trovo proiettato in questa realtà, secondo me bellissima, appunto, questa vera e propria repubblica sociale nel cuore di Roma. E rimango colpito enormemente fino a quando mi presento comunque al comitato che gestisce le dinamiche interne, chiedo di poter realizzare questo progetto che viene approvato, passo 2 mesi da loro senza mai tirar fuori la macchina fotografica, perché era importante farsi conoscere, stabilire comunque dei rapporti di fiducia. Dopodiché il compito, insomma, è stato abbastanza semplice, perché, come dice Paolo Pellegrin, il fotografo diventa invisibile nel momento in cui la sua presenza è particolarmente ingombrante. Credo che forse era diventato talmente ingombrante che veramente non facevano più caso a me, quindi ero libero di scattare e di realizzare il mio progetto in totale autonomia e indipendenza. Allora, io ve lo faccio vedere, poi chiaramente se ci sono delle domande mi fermo un attimo e se volete ne parliamo. Io intanto mando le immagini. Ma questo, Fabio, era dove c'era il magazzino dell'aeronautica? Sì, esatto. Mi colpisce particolarmente, io sono andato 1 miliardo di volte lì. Anche all'interno? Sì, quando facevo il militare, l'anno scorso, 2 anni fa, insomma. Quindi non ero occupato all'epoca, 2 anni fa? 2 anni fa non ero occupato, no. Decisamente no. Allora devo aver confuso i tempi io. Sicuramente. Ma non ho capito, questo lo hanno occupato spontaneamente o è stato adibito a? Ma credo che sia stato, vedi, ci passano ancora le rotaie all'interno, perché infatti, vedi. Ma guarda, credo che sia stata un'occupazione abusiva, ho detto molto, molto sinceramente, perché il magazzino probabilmente era stato abbandonato, come tanti luoghi di Roma, come mi viene in mente il MAM di Tor Sapienza, il museo dell'altro quando, che non era un locale militare, ma era una fabbrica Fiorucci, no? Che adesso è diventato il museo dell'altro e dell'altro quando. A Roma di questi posti ce ne stanno tanti, tanti, e magari... Guarda, io non mi sento di... Allora, non vale solo per questo, non mi sento tanto di giudicare, perché allora, io mi sono trovato benissimo, sono stato accolto benissimo, ho tanti amici qua dentro, ma poi alla fine devo dire, l'unica cosa su cui mi sbilancio è che non è tutto oro quel che luccica, ecco. Hanno delle regole interne molto molto severe, nel senso che qua non si spaccia, non si ruba, chi commette un reato viene sbattuto fuori senza se e senza ma. E basta, non mi fa aggiungere altro, perché Penso sia sufficiente. no, ma non voglio esprimere un giudizio. Io mi sono trovato bene, ho degli amici, però ecco, quando si presenta una possibilità anche di cambiare, non si cambia, perché probabilmente una situazione del genere per molti è anche abbastanza comoda. Basta, basta. E questo, allora, questo è un lavoro che ha un taglio molto reportaggistico, cosa che io ho un po' abbandonato negli anni, perché sono arrivato ad una fotografia un pochino più intimista, molto più personale, però devo dire che è un inizio di cui non rimpiango nulla, anzi, rivedendolo, pensavo dentro di me, sono cambiato, però ogni tanto mi farebbe bene tornare un po' a quel tipo di linguaggio. Beh, le sento l'esigenza, devo essere sincero, a volte un po' di tornare a scrivere in una certa maniera.
Bello. Dal mio punto di vista notevole davvero, racconta quella sequenza di 30 immagini, raccontano veramente tanto. Poi te l'ho detto, io col fatto che quel posto lo conosco Da bene, 3 anni, mica così bene. no, sì, beh, sono un paio d'anni che non ci vado più, in effetti, però ne ho un ricordo, no, a parte gli scherzi, ne ho un ricordo veramente veramente fresco, perché poi insomma sai, il militare è sempre un anno particolare, no? Quindi comunque sia, pensarlo così adesso, e mi colpisce anche il fatto di dire, sai, siamo artisti nel creare i pregiudizi, no? Quindi, sai, un'aggregazione di persone così, di immagini, quello che hai detto te, spaccio, delinquenza e tutto il resto, quando poi invece in realtà trovi tutt'altro, no? Guarda, io sono uno che attraverso la fotografia nel mio piccolo cerco proprio di abbattere i pregiudizi legati a determinate situazioni o determinati luoghi, perché comunque le situazioni vanno toccate con mano, non si può esprimere un giudizio se uno non c'è dentro. Io, per esempio, sotto lockdown ho avuto la fortuna, dico proprio la fortuna, di documentare la distribuzione di pacchi alimentari e bevè nelle baraccopoli romane, anche nei campi rom. No, si dice, i zingari sono pieni d'oro. Sapeste quante volte ho sentito dire scambierei il mio ipotetico oro con 1 litro d'acqua in più al giorno, perché non abbiamo neanche l'acqua. Quindi ecco, io sono proprio l'antipregiudizio per antonomasia. Ci credo, ci credo. Sì. Poi qua, guarda, potremmo aprire un capitolo con degli esempi visivi. Dopo magari ne facciamo uno, ma giusto per farvi capire la potenza delle immagini, quanto possa essere da un certo punto di vista fuorviante e sconvolgente al tempo stesso, in positivo. Sì. Ci sono domande nel frattempo? Non mi fate fare un monologo, eh. Guarda Fabio, rompo il ghiaccio, dai, diciamo così, visto che un minimo ci conosciamo. No, quello che mi ha colpito di te, io vabbè, guarda, brevemente, io ho conosciuto Fabio per caso, perché lo scorso anno volevo partecipare a un workshop di Fabio a Terminillo, poi purtroppo per vari problemi non sono riuscito e da lì l'ho iniziato a seguire sui vari social. Vabbè, mi sono innamorato della sua fotografia e quindi insomma poi quest'anno ho deciso di contattarlo perché mi interessava insomma un po' capire meglio la realtà di Tor Bella Monaca. E quando siamo andati là abbiamo scambiato due chiacchiere e la prima cosa che ho capito di lui è che prima ancora di fotografare lui conosce le situazioni e conosce le persone. E questo secondo me è una delle cose, cioè, penso fondamentale per chi fotografa, cioè, al di là poi del genere di fotografia ovviamente che uno fa, però in qualche modo insomma conoscere ciò che si fotografa sicuramente ti aiuta penso un po' a entrare meglio nella realtà, soprattutto poi per chi magari fa un certo tipo di fotografia che sia reportage, insomma così. Nelle case e nelle imprese di tutte e tutti i No. cittadini, entro il No, cittadini. scusate perché sento in sottofondo una televisione, non lo so, quindi pensavo che era Aspetta, qualcuno che parlasse. che ti fisco un po' di gente, aspetta. Ok, vai. No, e quindi insomma, a differenza di altre persone, di altri fotografi comunque, magari anche più o meno famosi, la cosa che mi ha colpito di più era proprio che prima ancora della fotografia, quello che a lui interessava molto era conoscere le persone, conoscere le realtà, conoscere le storie. E quindi insomma, ho tratto, come dire, un grande insegnamento da ciò, perché poi effettivamente, insomma, ti apre un mondo, perché magari, ecco, io ero andato a Tor Bella Monaca, non, ovviamente per conoscere il luogo, però magari con la cosa di dire, vabbè, faccio un po' di foto, mi vedo magari una periferia, è così. Poi quando mi sono trovato là, mi sono trovato un po' spaesato, nel senso che ho detto, forse la macchinetta la rimetto dentro e per oggi guardo, che forse è meglio. In questo senso, Fabio, secondo te è fondamentale, immagino, no? Conoscere comunque Ma le guarda, realtà. secondo me è la base di qualsiasi tipo di progetto. Non è una mia peculiarità quella di approfondire, dovrebbe essere comunque una necessità di ogni fotografo, approfondire prima di tirar fuori la macchina fotografica. Io credo che innanzitutto ne valga proprio la bontà del progetto, della fotografia stessa, ma poi soprattutto si vede.
cioè si vede se all'interno c'è un approfondimento o meno. Adesso non voglio fare nomi, io ho avuto stamattina una discussione, una chiacchierata con un amico non udente che si è trovato sull'Espresso un reportage di un famosissimo fotografo dove è palese che non ci sia un minimo di approfondimento sul tema della sordità, tanto che nella parte la sbaglia pure il giornalista quando parla di sordi, che è un termine che non va mai utilizzato, mai, e quindi già lì si denota la superficialità con cui è stato affrontato il tema sia con la penna che con la macchina fotografica. Quindi diciamo che dovrebbe valere, dovrebbe essere un po' una regola non scritta quella di approfondire prima di tirar fuori la macchina fotografica, soprattutto quando poi si vanno a toccare delle tematiche molto delicate dove comunque c'è un pregiudizio a monte, no? Vale per un quartiere complicato, vale per i rom che ho nominato, ma vale un po' per tutto in realtà. Io affronto temi legati comunque al sociale, no? Non sono uno scienziato, non sono un professore, non ho inventato la penicillina e soprattutto non salvo bambini. Però una cosa che metto sempre davanti a me è il rispetto per chi, per chi mi presta la faccia quando è necessario. E Giorgio ha parlato di Torbella Monaca. Quando io porto avanti un progetto da 6 anni con un, ormai è un ragazzo, con un ragazzo autistico, no? Ma non è che sono andato, io ho bussato a casa, senti, io voglio fotografarti. Io prima mi sono letto 2 libri, per carità, uno era un romanzo, perché ci vuole pure il romanzo, ripeto, faccio il fotografo, non faccio lo psicologo, tantomeno lo psichiatra infantile. E poi un piccolo trattato, comunque, per conoscere un po' la tematica. E dopo 6 anni non dico che ne so, posso parlare di autismo in un convegno, però sicuramente quel minimo di conoscenza iniziale mi ha aiutato ad affrontare poi il discorso. Cioè, è sbagliato pensare, prendo la macchina, vado, faccio le foto, ho fatto il lavoro. Molti lo fanno, per carità. Il problema è che spesso e volentieri manca la cultura visiva per capire dove c'è o meno l'approfondimento. Questo è un problema culturale. Qua apriremo un discorso infinito sul, ad esempio, sull'editoria. No, io è un tema che non voglio assolutamente toccare perché veramente andiamo a finire all'alba. Però potremmo accennarlo. Ma, allora, diciamo che è chiaro che il settore risente tantissimo di una crisi che ormai si protrae da anni. Faccio un esempio positivo, no? Tra i lavori più belli venuti fuori durante la pandemia c'è sicuramente quello di Fabio Bucciarelli. Ne parlavo domenica al workshop con i miei ragazzi di Foligno. È veramente triste che un autore italiano con un lavoro di quella portata non possa trovare spazio su una testata italiana, ma debba essere pubblicato nell'interezza del suo lavoro sul New York Times, che gli offre tutto lo spazio necessario a pubblicare il suo lavoro. Qui questo discorso non si fa più, perché comunque c'è un abbattimento totale della qualità, fatemelo dire. Io mi ricordo mio papà quando ero piccolo che comprava Epoca, no? Ma Epoca, cioè, c'erano veramente, io vabbè, l'ho rivista a scuola durante il corso di editoria, cioè, c'erano dei lavori che il fotografo era qualcuno. Oggi è il fotografo che si prostra nelle redazioni per farsi pubblicare, no? Oppure viene pagato 2 spicci il photo editor se ne fotte altamente della qualità del lavoro che gli viene proposto. Quindi, ecco, per tornare a noi... No? È anche frustrante da parte di tuo papà, no? È frustrante per chi deve lavorare in quel settore. Io me ne tiro fuori con enorme soddisfazione, a meno che non me vengano a cercare. Non ho un taglio editoriale, ho fatto una scelta ben precisa di cui non mi pentirò mai. Però è chiaro che pure a me farebbe piacere vedere un bel lavoro su una testata italiana, ma purtroppo non, un po' comandano le inserzioni, perché i giornali per sopravvivere devono rispondere alle inserzioni. Io vi potrei raccontare delle esperienze personali con l'editoria, anche abbastanza recenti, ma le evitiamo perché stiamo qua per parlare d'altro.
Però ecco, ripeto, la questione culturale legata alla fotografia, per cui il fotografo è solo che scatta, porta comunque anche a queste situazioni legate anche ad una profonda crisi economica, eccetera, eccetera. Potrebbe a tua opinione, dipendere anche da un abbassamento del livello medio qualitativo del prodotto che si offre? Siamo troppi. Esatto, per quello intendevo. Ormai tutti fanno fotografia e quindi per forza di cose c'è un eccesso di offerta, no? È vero che c'è un eccesso di offerta, è vero che paradossalmente i giornali pubblicano sempre gli stessi, che non è detto che offrano qualità. Torniamo al discorso, all'esempio del progetto sulla sordità pubblicato sull'Espresso, che viene pubblicato perché chi l'ha fatto c'ha un nome. Ma io ho due carissimi amici, uno appunto quello che stamattina mi manda questo messaggio, che non udente, da 4 anni porta avanti un lavoro sulla sordità, un'altra mia amica fa la stessa identica cosa, a cui è stato detto dalla stessa testata: non te lo pubblichiamo perché, per quanto sia buono, se non rientra in un discorso di news non è adatto a noi. Poi fanno l'esatto contrario. Chiudiamo il discorso, che è meglio, parliamo di fotografia. Domande? Con un sorriso ironico, dai. Sì. Domande? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Che è meglio. Allora, abbiamo messo tanta carne al fuoco perché mi avete fatto comunque accennare a diversi miei progetti. E diciamo che sono cambiato, oltre che nel linguaggio, anche nell'approccio, nel tempo, perché sono passato dall'avere una certa fretta nel concludere i progetti, invece ad una calma placida, no? Mi piacciono i progetti a lungo termine. Cioè, a me se non dura almeno 2 anni non mi dà soddisfazione. Ecco, adesso per esempio ho nominato Gioele, che è il ragazzo autistico con cui collaboro da 6 anni. Parlo di collaborazione e ci tengo a sottolinearla questa cosa, perché siamo ben oltre il progetto fotografico. Noi siamo grandi amici. Lui ha imparato a fotografare con me, ha contribuito comunque con le sue fotografie al primo libro che abbiamo pubblicato, ma soprattutto abbiamo fatto tante conquiste a livello sociale, quindi è un progetto che veramente, alla fine la fotografia diventa un pretesto. Ci sentiamo tutti i giorni, mi ha chiamato anche stamattina, perché l'ultima è che dobbiamo portare un paio di leoni qua al Parco dell'Appia Antica. Sì, noi ci abbiamo tanti progetti in mente, quindi... Allora, io l'ho conosciuto, era un bambino di 10 anni, quasi 11, domenica prossima ne compie 17, e per i 18 anni spero, mi auguro con tutto il cuore, di far uscire il libro definitivo che narrerà la nostra storia, il nostro rapporto, non solo il mio e il suo, ma anche quello che è sbocciato insieme a mia figlia. Si sono conosciuti che erano veramente due bambini, mia figlia ha 6 anni, lui ne ha 11, e c'è anche questa sfumatura all'interno del racconto, e niente, ve lo faccio vedere.
Allora, su questo lavoro ci sarebbe da spendere probabilmente da parte mia fiumi di parole. Questa è una piccola selezione, 25 immagini di una mole di lavoro molto più ampia. E, che dire, è il diario di un bambino che si affaccia all'adolescenza per poi apprestarsi a diventare un ometto, nonostante poi in realtà rimanga un eterno bambino. Quello che io dall'inizio mi ero prefissato è di non fotografare mai la sua condizione. Non mi interessava minimamente. Ho smesso di pensare a lui come ragazzo autistico dopo un paio di mesi di conoscenza, tanto che cioè, l'approccio è stato proprio questo. Sarebbe stato estremamente semplice fotografare il ragazzo autistico. Io mi ricordo un confronto che ebbi poco prima di andare in stampa con il primo libro, in cui feci vedere il PDF ad un amico per avere comunque magari dei suggerimenti di andare in stampa. Lui mi, dopo un paio di giorni mi richiama e dice: senti, io l'ho visto, hai visto, è bello, è bellissimo, ma non si vede che è autistico. Cioè, per me fu un complimento fantastico, no? Perché poi ecco, vedeva l'approccio della fotografia, no? Tu parli di un autista, di un autistico, e devi far vedere che è autistico, cioè non puoi sovvertire l'idea che dietro quel progetto il protagonista è un ragazzo autistico. Questa cosa per me è stato un complimento meraviglioso. Poi qua la selezione che ho fatto ha rinnovato, siete i primi che vedono il nuovo sito, quindi figuratevi, ho fatto alcune cosette. Poi ho cercato una selezione un pochino onirica, però ripeto, sono 25 foto che rappresentano un percorso lungo 6 anni. Beh, probabilmente per il tuo amico non vedere il modo di essere del ragazzino autistico faceva vendere meno, vendere in senso lato, no? Probabilmente. Ma guarda, è proprio un'aspettativa, perché il dolore, il dramma, la tragedia sono immediate. Sono una cosa che arriva subito. Sì. Quando dobbiamo andare a scavare, troviamo tanta difficoltà, abbiamo una certa pigrizia mentale, scusate, non è rivolta a voi. Sì, 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 no, però il fotografo deve anche fare uno sforzo, ma ne vale anche della propria soddisfazione, no? Il fatto comunque di andare in profondità, ribaltare la situazione, mostrare l'altro aspetto, quello che magari lo spettatore stesso non si aspetta, lo spettatore attento, ma a me dà tripla soddisfazione, non doppia. A me che sentirmi dire non si vede che ha visto, ma per me è scopo raggiunto, non poteva farmi complimento più bello. Fabio, ti posso fare una domanda? Ma pure due, meno male. Ho visto una cinquantina delle tue foto, no? Sì. Vabbè, qualcuna di più, perché ovviamente i giorni scorsi ho curiosato un po' tra i tuoi profili. E si vede che comunque sia hai un passo importante fotograficamente parlando. Adesso questa sera ci dicevi che in viaggio di nozze hai fotografato le ginocchia di tua moglie. Riesci a individuare un momento dove la tua crescita ha avuto una svolta? Perché sai, comunque sia, spesso magari quando trovi una persona talentuosa, di solito sono quelle persone che la prima volta hanno preso in mano una macchina fotografica, comunque hanno fatto uno scatto migliore della media, solo perché il loro cervello gli diceva che quello era giusto. Tu mi dici una cosa completamente diversa, no? Quindi c'è stato un momento in cui, secondo te, il tuo processo di crescita ha avuto proprio una svolta netta? Ma guarda, io ti ripeto, ho iniziato fotografando in viaggio, no? Mi divertivo in viaggio, la foto ricordo, che ritengo tuttora importantissima. Mi divertivo su Flickr, no? A caricare le foto. Guarda, sono sincero, non mi ricordo chi, non mi piace neanche dire certe cose, ma un giorno una persona, di cui veramente non ricordo il nome, mi disse: ma tu hai talento, hai mai fatto vedere le tue foto? Ho detto: no, chi devo far vedere? Scusate. Mi mise un po' sta voce nell'orecchio, no? Poi io non lo dico apposta, ma io sono abbastanza umile, non sono uno che va a sbandierare le proprie cose, no? Però un po' la pulce nell'orecchio me la mise, e contemporaneamente si affacciò in me questo desiderio comunque di una diversa comunicazione a livello fotografico, quindi magari la possibilità di narrare. Ecco, io più che un fotografo posso dire che
lo dico veramente con la massima umiltà, ma mi ritengo più un narratore di storie per me, innanzitutto, perché sono per me. Io non ho mai fotografato per gli altri, sono un egoista, io fotografo per me, perché è un'esigenza mia, tanto che tantissimi progetti comunque sono il frutto comunque di lotte intestine, è proprio un combattere contro dei demoni interiori. Questo è un passaggio successivo, questo è un altro step in realtà, perché ecco, un discorso quasi prettamente tecnico, ma per me la fotografia, almeno agli inizi, non era tale se all'interno non avevo le persone. Ecco, poi ho un carattere molto estroverso, non mi vergogno a fotografare le persone, ad andargli sotto. Poi c'è stato un momento in cui questa cosa è completamente cambiata. Io non ho più bisogno delle persone. Perché? Perché alla fine del mio percorso didattico alla Scuola Romana di Fotografia feci un anno in agenzia con uno dei docenti che più mi ha segnato, che è Massimo Mastrolillo, e lui in quell'anno mi disse: è ora di accettare una sfida per crescere ulteriormente. Allora, a me mi ronzava, ecco, magari mi dai l'occasione di parlare di un altro lavoro di cui di solito sono un po' restio a parlare, però forse in questo momento è necessario. E io da un po' di tempo avevo quest'idea di realizzare un progetto su mio papà, che poi è scomparso quasi 25 anni fa, e la domanda fu: come lo rappresenta una persona che non c'è più? Perché io avevo questa difficoltà oggettiva comunque di fotografare per forza di cose con le persone all'interno del fotogramma. Quello ha segnato veramente una svolta, non voglio parlare di miglioramento, no, è un'evoluzione, perché l'evoluzione può essere anche negativa, per carità, però quel lavoro mi ha dato tanto, tantissimo, a livello di crescita. Oggi tanti lavori, poi magari se volete vediamo pure, non compare una persona. Fabrizio lo sa, anche Giorgio, in Nostos non c'è una persona. Non c'è una l'ultimo libro che ho pubblicato, non c'è una persona se non una foto di mia figlia, ma non c'è una persona. Eppure credo che di presenza umana poi alla fine ce ne sia tanta, anche se non è così visibile. Fabrizio fa di sì con la testa, anche Alessia. Quindi non dico sciocchezze, no? Siete senza microfono. No, decisamente no, guarda, è proprio così. Le assenze in quel libro sono presenze tangibili, insomma, anche ingombranti delle volte, perché cioè peso del ricordo, tra l'altro, quindi sono sicuramente sì. Sì, si avvertono tutte, sicuramente. Sì, sì, ma ripeto, è stato secondo me un'evoluzione, per come la vedo io, positiva, assolutamente. Quindi ho avuto due scatti da questo punto di vista, quando diciamo ho abbandonato un po' la fotografia di viaggio. Oggi per esempio quando viaggio non faccio più foto, se non col cellulare, ma annoia la fotografia di viaggio, ma annoia mortalmente. Ho viaggiato, ho lavorato fuori fino al 2012, l'ultimo viaggio è stato di lavoro, è stato in Palestina, e dopodiché ho detto voglio vedere crescere mia figlia, quindi certe cose non mi interessano più, anche perché ho un mondo tutto intorno, anche a 100 metri da casa, che vale la pena raccontare. Perché poi la fotografia subisce, non tanto la fotografia, ma chi ne fruisce, subisce tantissimo il fascino dell'esotico. E quindi quando vediamo magari la situazione esotica ne rimaniamo particolarmente colpiti. Io giro un po' la frittata, no? Se noi facessimo vedere i nostri ambienti a un asiatico, sono comunque esotici pure per lui. Quindi dov'è la differenza? Anche qua purtroppo è una questione di cultura. Hai detto una cosa veramente, veramente importante, Fabio. Questo lo possiamo un po' proiettare un po' in tutti gli ambiti, no? Che ognuno di noi guarda fuori e vede la propria realtà, no? Pensando che sia la realtà di tutti, cosa che naturalmente sappiamo benissimo che non è.
Ti volevo chiedere una cosa, io sono mortalmente impaziente di sentirti parlare di Torbella Monaca. Spero di non interrompere il tuo flusso che ti eri fatto in testa del tuo programma. Che io non mi faccio flussi, vado molto a braccio, non preparo mai nulla. Tante volte quando mi capita, ma anche ultimamente, ma le vuoi prima le domande? Ma che scherziamo? Così mi uccidete proprio. Guarda, mi fai un favore perché... sì, dove sta Giorgio? A domanda, sì, ce l'ho, cameretta per te. Ti devo adottare. Allora, Torbella Monaca è uno stato mentale, non è una periferia. È un lavoro conseguenziale di quello che ho iniziato con Gioele, perché Gioele vive in periferia, vive a Torbella Monaca, ma Gioele stesso è una periferia, che mi ha permesso di allargare un po' l'orizzonte. Di questo ragazzo che si muove in mezzo a questi palazzoni, no? Dove poi io vivo praticamente accanto, quindi non è che fosse un territorio così sconosciuto. E qua arriviamo al discorso che risponde un po' alla domanda, perché siamo così affascinati dall'esotico, quando comunque la mia la posso definire tranquillamente una fotografia a chilometri zero, perché per fotografare Torbella Monaca io vado a piedi, mi muovo a piedi, non prendo neanche la macchina, quindi figuratevi. E anche qui, come molti altri miei progetti, nasce da una domanda, ma è possibile che è solo una piazza di spaccio? Ci deve essere altro, non è possibile, non è possibile. E anche qui inizia un'indagine a priori su quello che è questo territorio così complicato, ma soprattutto nasce l'esigenza di tirare fuori questo bello del quartiere. Devo dire che in 4 anni ne ho trovato tanto, 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 tanto. Inaspettato, perché poi nonostante io ci viva da quasi 20 anni, ecco, forse ecco, per me era il quartiere dormitorio, perché non l'ho mai vissuto come l'ho vissuto negli ultimi 4 anni. E la cosa che mi colpì da subito e che non mi aspettavo, sono sincero, è questo profondo senso d'appartenenza dei residenti. Non me l'aspettavo, sono sincero, non me l'aspettavo, perché ho incontrato tante persone e nessuno mi ha mai detto io da qua andrei via. Io mi sono sempre sentito dire questa è casa mia, cioè quasi un modo d'orgoglio, no? E mi ha fatto piacere, adesso la sento ancora di più casa mia, guai chi me la tocca. Adesso vi faccio vedere un estratto, poi magari ne parliamo insieme. Fabio, scusa, perdonami, puoi, sì. puoi tornare alla prima, mi sono distratto un attimo. Grazie. E poi un'altra cosa, Fabio, siccome c'è una connessione pessima, sì. Se vai poco poco più lento. Sì, scusami.
Qualcuno di questa signora la conosce? Sì. io sono rimasto indietro perché però immagino che sia Maria Grazia. Sì. Aspetta, sei coordinato adesso? Io, no, vabbè, ma vai avanti, tanto Fabio, insomma, perché le conosco già. Un piccolo problema, si continua a vedere, diciamo, la barra di navigazione di Teams e quindi ci perdiamo il pezzo di sotto delle... Ah, ok, scusate, l'ho tolto, torno un po' indietro e questo come vuoi, insomma. Guarda, io dico quella della roulotte, sì, la roulotte è completamente coperta, ci siamo persa, ecco. Allora, torniamo un po' indietro. Io vedo sta barra. Ok. E poi ci fermiamo. La neve a Torbella Monaca l'hai messa con Photoshop, non si spiega diversamente. Assolutamente, mai scoperto. No, allora io sono come le lumache, quando piove esco, capirai, poi quando ho visto la neve, ieri 6:30 sono in strada. Quella era la nevicata del 2012, quale? 2016. Del 2016. Perché ce ne sono state un paio. Sì, 2016. Allora, ogni volto che avete visto nasconde una bella storia. Adesso dirlo uno per uno sarebbe magari anche un po' noioso. No. Però sappiate che dietro ogni volto c'è una storia. Io poi, ecco, un'altra cosa, ho cercato di essere il più sincero e schietto possibile. Magari ci torno un attimo su alcune immagini per spiegarvi alcuni concetti. Ditemi se si vede, Si vede? No. Aspettate che ricondivido lo schermo. Si vede? Sta arrivando, sì. Eccolo, sì, adesso sì. Ok. Allora, ad esempio, mi vorrei soffermare su alcune immagini che sono anche abbastanza recenti, no? Però prima finisco il concetto, se no me lo perdo.
Io non nego nella fotografia che ci sia degrado, che sia comunque un quartiere difficile, però ho cercato perlomeno di dare una chiave di lettura divertente del degrado, come ad esempio questa foto qua. Io adoro. Per me, cioè, pur essendo un gesto incivile, no, che non va negato, ma alla fine viene trasformato in una sorta di installazione d'arte moderna, perché questa è un'installazione d'arte moderna per quanto mi riguarda. Vero. Assolutamente. Poi, l'altra immagine su cui mi vorrei soffermare, che è questa. Ecco, qua si potrebbe aprire un dibattito, ma prima o poi lo farò in maniera diversa, non solo con voi, no? Perché questa è l'immagine dell'abitante probabilmente classico, no? Stereotipato di Tor Bella Monaca, no? Il ragazzo completamente tatuato, no? Io gli ho fatto coprire apposta il volto perché non volevo che quanto si vedesse che invece è una fascia da bravo ragazzo, no? Volevo che si vedesse quello che è l'esterno. Io adesso non so che cosa vi trasmetta questa immagine qua, no? Oppure che idea possa alimentarsi all'esterno attraverso l'estetica, no? Che non riguarda l'immagine, ma il personaggio stesso. Ebbene, questo ragazzo, che è laureato in filosofia, ha 27 anni, da quando ha 20 anni lavora nel sociale con gli anziani e con i ragazzi disabili, è un educatore sociale di bambini, e qua mi fermo perché basta e avanza quello che ho detto. Tu cosa volevi trasmettere con questo scatto? Una provocazione. Scusami? Una provocazione, nient'altro che una provocazione. Nient'altro che una provocazione, perché quello è veramente lo stereotipo, no, legato alla periferia, tatuaggi, piercing, ad averne ragazzi come quello. Vabbè. Al di là che poi i tatuaggi possano piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Sei ufficialmente adottato. Infatti Giorgio lo teniamo solo per i tatuaggi, altrimenti l'avremmo già cacciato da un pezzo. Quando avremo finito di leggerlo, poi lo scartiamo via. Poi lo scartiamo. Ti risulta, o magari è una tua ambizione, far sì che le tue foto in qualche modo possano smuovere qualche ente, società o associazioni varie per recuperare la zona? Ma guarda, mi ha portato tante belle soddisfazioni, perché ma le soddisfazioni pratiche sono collegate in questo momento, che sono Alessia, Fabrizio e Giorgio, perché se a me qualcuno mi chiama per dirmi se gli faccio fare una passeggiata a Tor Bella Monaca, ma già il fatto che ti hai stillato la curiosità per me è una soddisfazione, al di là di enti e associazioni che probabilmente hanno ben altri interessi che quello di ribaltare il preconcetto, no? Certo. Ma io mi stupisco che, per esempio, la prossima settimana a fare il workshop qua a Tor Bella Monaca vengono 12 persone, cioè quella è una soddisfazione. Ma è un pregiudizio? Cioè io da profano, no? Io un po' Tor Bella Monaca, ti dico la sincera verità, io a Tor Bella Monaca avevo un'esperienza devastante, avevo 17 anni, andai a trovare una ragazza con la moto e se non era per lei ero tornato col treno. Quindi questa è la mia esperienza di Tor Bella Monaca. Io ho vissuto in tanti quartieri di Roma, anche quartieri belli, perché io ho vissuto al Flaminio, ho vissuto a Talenti. A me la macchina me l'hanno rubata a Talenti, il motorino me l'hanno rubata a Vedertritone. Ecco. Quindi diciamo che allora, il discorso legato alla criminalità e non alla microcriminalità, perché quella c'è ovunque. La macrocriminalità qua riguarda semplicemente le famiglie che si contendono la piazza di spaccio. Cioè, se tu vai a fare io ho fatto tante foto di notte proprio per questo motivo. Macchina fotografica, cavalletto, sono sempre tornato indietro, sia con la macchina fotografica che col cavalletto. È chiaro che poi sei soggetto comunque a atti di microcriminalità, oggi ovunque vai. Cioè, qua il discorso è diverso. Ieri io sono stato ospite di un'associazione in
Piano Centro, sì, stavamo sul Lungo Tevere. Vi dico che le facce tanto per bene mi mettevano molta più paura a volte del un po' il discorso d'Arancia Meccanica, no? Per farvi capire, ma magari è un paragone un po' cattivo, però mi fa meno paura il ragazzo tatuato di questi ragazzetti un po' troppo perbenino, no? Che magari sono pure troppo annoiati e vanno in cerca di chissà che avventure, no? Per rompere la monotonia. Quindi certe disavventure le puoi vivere dappertutto, poi il pregiudizio lasciamo perdere, che questo è vero che è una piazza di spaccio, ma io potrei rispondere che i Parioli allora è una piazza di baby prostituzione, dove c'è un circolo di prostituzione minorile che fa schifo. Se dobbiamo fare una gara a chi fa più schifo, non lo so, alla fine chi vince. Infatti per questo ti chiedevo la situazione, perché sai, poi sono questi quartieri ormai purtroppo arci blasonati da decenni, no? Questi quartieri romani, dove si dà per scontato che il regime di vita, la qualità di vita, il livello appunto di criminalità magari sia proprio elevato, e poi invece spesso magari ti rendi conto che se non è così, non è proprio così. Diciamo, non so se mi sono spiegato. Allora, questo è un quartiere come tante periferie romane, quindi non è una peculiarità di Torbella Monaca, che comunque mantiene una dimensione paese che Roma si è persa, ha completamente perduto. Cioè, io dico sempre che l'umanità di questa città, l'intensità dell'umanità di questa città è inversamente proporzionale alla distanza che c'è tra il centro e la periferia. Quindi penso di non poter essere smentito da questo punto di vista. Questo è il quartiere, e ripeto, anzi, è la periferia, come tante altre romane, dove oggi, come è successo a me questa sera, mi mancava il limone, lo sono andato a chiedere alla signora di sopra. Al centro questa cosa non succede. All'Eur non sai chi è la signora, non sai se c'è una signora di sopra. Esatto, non sai se c'è. Fai magari il buongiorno e buonasera e finisce là, ma non sai. Poi vabbè, io ho la fortuna che abito in una palazzina dove siamo in quattro, no? Dove magari ecco, è più facile ad essere la relazione, ma questa è per esempio la via di casa mia, vabbè, io non so i cavoli di nessuno, ok, ma qua si conoscono tutti, è un paese. Io il primo anno che ho vissuto qua, quando scendevo la sera magari con mia moglie uscivamo, vedevo le signore anziane sedute sulle sedie di legno come era il paese di mio nonno là a Norcia, no? Quindi per me è una dimensione meravigliosa. Poi le etichette fanno comodo, e più si appiccica e meglio è. Io ho litigato con redazione. Perché dovrebbe cambiare, le etichette fanno comodo. No, le etichette fanno comodo, ed è bene passarci ogni tanto un'altra bella manata, in modo tale che non c'è rischio che si scollino. Io ho litigato con redazioni dei giornali, con Internazionale, con Il Messaggero, non ultima con Striscia la Notizia, ma senza problemi proprio, perché c'è tanta ignoranza. Internazionale fa un articolo, una passeggiata a Torbella Monaca con uno spacciatore. Io scrivo alla redazione e al giornalista che firma l'articolo, da libero cittadino, da residente, non mi presento come fotografo. Il giornalista è tornato due volte. Io ho scritto, vi faccio fare io una passeggiata diversa se vi interessa. Il giornalista è tornato due volte. Abbiamo lavorato per Altre Economie e per il Venerdì di Repubblica. La foto editor di Internazionale mi ha risposto, quella è l'immagine che volevamo dare. Io non ho neanche più risposto, le risposi, non perdo neanche un altro minuto del mio tempo per discutere con lei. Ah, perché lei mi ha detto, conosco il tuo lavoro, ma questo è un problema tuo, se lo conosci, io non ti sto proponendo il mio lavoro, io ti sto dicendo un'altra cosa. Mandami il giornalista a che ti faccio fare una passeggiata diversa, come hanno fatto Giorgia, Alessia e Fabrizio. Il Messaggero, per esempio, che pubblica un articolo fermato un giro di racket nella periferia romana, foto delle torri di Torbella Monaca, il giro di racket è stato fermato a Tor Vergata. Cioè, io che mi fermo, allora, il 90% delle persone si fermano all'articolo, al titolo, alla foto, non vanno a leggere a Tor Vergata, quindi qual è nell'immaginario collettivo, dove stava sto giro di racket? E poi in ultimo Jimmy Ghione, che fa un capolavoro fantastico, perché capitano quasi per caso nel camper dell'unità di strada di Villa Maraini, che sono più di 20 anni che si occupa dell'educazione alla riduzione del danno del tossicodipendente, distribuendo siringhe monouso sterilizzate, e le raccolgono per non farle disperdere nell'ambiente. Jim Bigone fa un servizio sulla distribuzione del metadone,
che viene dato solamente su prescrizione medica, oltretutto. Quindi neanche a dire che stai facendo cattiva informazione, stai facendo, non stai facendo informazione. Io gli ho scritto, non ha risposto. Alla fine io sono diventato cattivo, ho detto vabbè, ma da uno che si chiama Ghione, che te puoi aspettare? In fondo fai rima con puntini puntini. Quindi a me quasi me lo tocca sto territorio. Queste sono le solite storie, no? Viene più facile, sai, diciamo, prima rubano la macchina, no? Viene più facile dire che hanno rubato la macchina a Bari piuttosto che a Milano, no? Lo sappiamo, insomma, quindi vale un po' per tutto, no? Certo. Però ti chiedevo, no, a proposito di questa cosa, no? Ti piacerebbe a te fare in modo che con i tuoi scatti venisse a cambiare qualcosa? O magari stai provando affinché questo possa accadere? Perché poi comunque sono posti problematici, ma al netto voglio dire che sicuramente l'immagine è distorta e tutto quello che ci siamo detti, però comunque sono aree che hanno i loro bei problemi, no? Potrebbe essere interessante magari, sai, con una tua pubblicazione, magari con un tuo articolo su un giornale importante, magari nazionale... Fare in modo che magari, sai, perché poi è sempre una questione di accendere i riflettori. Nel momento in cui uno riesce a far accendere i riflettori su una certa situazione, quella situazione diventa l'interesse anche di chi tira le fila, e quindi poi alla fine in qualche modo anche l'area ne viene a beneficiare, no? Allora, questo progetto è stato pubblicato su Mind, che lo ha fortemente voluto nonostante non c'entrasse nulla, perché poi Mind si occupa della vecchia testata che si chiamava Mente e Cervello. Il direttore Marco Cattaneo l'ha fortemente voluto. Gruppo editoriale L'Espresso, poi, quindi noi parliamo, perché gli piaceva, perché dava appunto una visione diversa rispetto allo stereotipo. Ora, io non ho il potere di cambiare il mondo, ma ripeto, il fatto che abbia destato un minimo di curiosità per me è un motivo d'orgoglio. Ora, senza sto benedetto Covid, questo lavoro sarebbe stato esposto al Museo di Roma in Trastevere da maggio, quindi già portare la periferia al centro sarebbe stata una grandissima soddisfazione. Spero che si possa calendarizzare nel 2021, però se ne parla, ti assicuro che se ne parla, perché a me quando mi definiscono il fotografo di Torbella Monaca, cioè, significa che qualcuno questo progetto l'ha visto, significa che qualcuno ci comincia a conoscere. Ora, non è che io fermerò lo spaccio su sto quartiere, non ne ho né la pretesa né il potere, ahimè, lo farei molto volentieri, ma non è questo il mio ruolo, non è questo il mio compito. Il mio compito è quello di far vedere attraverso le immagini che c'è una realtà ben diversa da quella che spesso dipingono i mass media. Nel mio piccolo, da questo punto di vista, le soddisfazioni me le sono prese. Discorso diverso, guarda, che poi è un parallelo che però funziona. E Gioele, che poteva essere comunque un esempio per tanti genitori, magari attraverso la diffusione da parte delle associazioni, da questo punto di vista, perdonatemi il francesismo, non è stato minimamente cagato dalle associazioni. Cioè, insieme alla mia curatrice, quando uscì il libro nel 2015, scrivemmo a una mailing list composta da, mi sembra, un centinaio di associazioni. Bene, sapete quante ci hanno risposto? Io non volevo nulla, è un progetto autoprodotto, autofinanziato, io non ho chiesto un centesimo a nessuno, cioè ho fatto un investimento su di noi, quindi ho cacciato tutto quanto di tasca mia, non avrei voluto un centesimo da nessuno, non ho fatto neanche il crowdfunding. Sapete quante associazioni ci hanno risposto? Io volevo solamente andare a presentare il libro per far vedere di che cosa era stato capace questo ragazzo. Sapete in quanti ci hanno risposto? Zero. Zero. Quindi il discorso associativo, ma a me non mi interessa minimamente. Qui vive Giga, ha trovato il suo spazio sul Venerdì di Repubblica, su Mind. Spero, ripeto, che possa trovarlo nuovamente al Museo di Roma in Trastevere. È diventata comunque una mostra, purtroppo a Roma no, mi hanno invitato fuori, ma va bene così. Piano piano, riparti dalla periferia per tornare al centro, vedrai. Sì, ma sono sempre molto, io sono un entusiasta, abbiamo detto che positivo non si usa, quindi esatto. Io molto entusiasta, quindi e ripeto, io fotografo innanzitutto per me, non per gli altri, sono abbastanza egoista da questo punto di vista. Anche Trump è parecchio entusiasta stasera. È un po' più positivo.
È più positivo che entusiasta. Non ci esprimiamo in giudizi. No, 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 era così per drammatizzare. Sì, no, ma c'è la prostatite, tranquillo. Esatto. È un male diffuso tra certa gente. Vero. A proposito delle periferie. E quando vai a fotografare in queste zone, tu hai detto insomma che le conosci, quindi immagino che ti muovi anche abbastanza agevolmente, naturalmente, no? Quindi sai dove andare, come andare, magari a che orari andare. Adesso non so, purtroppo non ho esperienza di quartieri tipo Torbella Monaca. Ma quando vai a scattare, mi viene il dubbio, cioè io penso un Nicola che, sai, prende la sua bella macchinina e dice stasera oggi vado a scattare a Torbella Monaca. Non credo che vado in giro e mi fanno scattare così senza nessun problema, no? Immagino che a qualcuno potrebbe dare più fastidio magari che in centro a Rieti, adesso insomma per esagerare, no? per estremizzare. Ti è capitato di trovarti in difficoltà, ti sei trovato in situazioni magari magari attimi di tensione piuttosto che magari che ti hanno chiesto chiarimenti, non so, qualche aneddoto che sfugge un po' alla media degli eventi, diciamo. Guarda, è un discorso che vale un po' per tutti, perché oggi come oggi chi gira con una macchina fotografica al collo è visto con maggiore pericolosità di uno che braccierebbe in Kalashnikov. Quindi il discorso è lo strumento più che il territorio. Poi è chiaro che qua ci sono delle zone particolari dove è meglio non fotografare perché c'è gente che sta a far palo lì. Ma va? Fabrizio mi sa qualcosa, ma lei è stata colpa mia perché non ho fatto un tempo a dire non fotografare, quindi me l'assumo la colpa. E, ripeto, non è un discorso territoriale, io sfido chiunque anche andare al centro e fare una foto a qualcuno. Qua ci sono delle zone off limits dove magari, ecco, io so che non devo alzare la macchina fotografica, non la alzo per un quieto vivere, ma a parte che non mi interessa proprio fotografare quelle persone. Quindi no, non ho mai avuto problemi particolari, a parte che io prima di fotografare una persona devo assolutamente costruire un rapporto, perché questo è un progetto come tutti gli altri che non nasce da uno scatto mordi e fuggi, nasce da un approfondimento, quindi non mi capita di incontrare una persona per strada, scusa ti faccio una foto, no, c'è sempre qualcosa dietro, c'è sempre un approfondimento dietro. Tante foto sono fatte dentro casa, quindi tante persone mi hanno aperto le porte. E ripeto, qua stiamo facendo però un discorso che non vale solamente per questo territorio, è un discorso globale, a 360 gradi. Cioè io quando ho iniziato il lavoro su Norcia, non è che fotografavo le persone per strada, ho costruito una rete di contatti che mi hanno consentito comunque di lavorare in tutta tranquillità, quindi di fotografare eventualmente anche i volti che mi interessavano, anche perché non c'è proprio soddisfazione a rubare lo scatto. A parte che qua la dico e la chiudo, ho una strumentazione che non mi permette proprio di rubargli gli scatti, perché io scatto con un obiettivo solo, è cortissimo, quindi o mi avvicino o non la faccio, molto semplice. Con cosa scatti? Ormai hai fatto l'assist, te lo devo chiedere. 28 mm. Come? 28 mm. Allora, mai fatto, se mi posso permettere un'altra domanda, mi ha fatto l'assist. Però non l'ho fatto da Nicola, Se ci sono altre domande io sto zitto, giuro. No, era una battuta. No. No, farlo stare zitto, Nicola, sono anni che ci proviamo, ma... con scarsa riuscita. Guarda, oggi c'è riuscito il mio nuovo capo che ho conosciuto ieri pomeriggio. A un certo punto sono stato zitto, altrimenti avevamo subito rotto il rapporto. sarebbe già finito il nostro rapporto, quindi sono dovuto stare zitto 5 minuti. E no, a parte gli scherzi, hai nominato Norcia. Sì. Hai detto insomma che è una tua terra d'infanzia, no? In qualche modo. Noi, a parte che ce l'abbiamo qui vicino, io ci sono particolarmente legato, ci sono andato tante volte in moto, insomma è un posto che ho particolarmente a cuore. E ci siamo stati di recente, un paio di due o tre settimane fa, e dopo il terremoto non c'ero più stato. Che ci dici di Norcia, il rapporto che hai con Norcia e il lavoro che hai fatto a Norcia?
Norcia è stata una bella sfida. Norcia è stata una bella sfida perché io sono tornato a distanza di 2 anni dal sisma e, come mi è capitato di dire tante volte, è stato un intervallo di tempo non tanto dettato dalla paura del terremoto. Io sono uno che rispetta tantissimo la natura, ma il terremoto non mi fa paura. E come mi è capitato di scrivere nel libro, avevo paura di quello che non avrei rivisto, che è una cosa molto diversa. Poi ecco, dopo 2 anni ho sentito il bisogno di tornare, era necessario quasi, no? Però è stato un ritorno traumatico. Io mi ricordo che era questo periodo, perché era la fine di settembre di un paio d'anni fa. E quando stavo su Corso Sertorio, stavo con mia moglie e mia figlia. Mia moglie mi ha raccontato un paio d'ore dopo che mia figlia mi chiamava, ma io proprio stato di trance, non la sentivo. Fu uno shock terrificante. Ed è uno dei casi in cui sono partito con un'idea che ho stravolto in corso d'opera. Perché io ero partito con l'idea di raccontare un po' la rinascita di queste zone attraverso magari una serie di, ecco, di, sì, di, in quel caso avevo rimesso in gioco le persone, una serie di ritratti di persone che magari avevano iniziato rimboccandosi le maniche riproporsi a livello commerciale, riaprendo l'attività. Avevo avuto tanti contatti, avevo iniziato così, fotografando anche le macerie. Dopodiché, siccome sono uno che ascolta tantissimo gli altri, anche se hanno meno esperienza di me e magari sono più bravi, perché ci sta tutta, stavo dai miei ragazzi di Foligno e parlavamo appunto di questo progetto, che poi era in fase embrionale, e glielo mostrai e loro mi fecero un'osservazione che non mi ha fatto dormire una settimana, perché mi dissero: tu non sei quello che fotografa le macerie, come mai questa scelta? Mamma, mi hanno messo in crisi nera, nera proprio. Ho detto: c'hanno ragione, ma che cazzo sto fotografando? Cioè, io non sono questo. Quindi si è trasformato completamente, ma completamente, perché è diventato un ritorno, anzi tanti ritorni, perché è vero, è un ritorno fisico in quel luogo, ma è un vero e proprio ritorno all'infanzia. Quindi è cambiato completamente il concept del lavoro, sono completamente sparite le persone ed è diventato un viaggio ritroso nell'infanzia, un po' per rivivere emozioni, ricordi. Poi sono comunque è il teatro dei momenti più belli vissuti con mio papà, e poi è, pensavo di dargli un layout diverso da quello che è stato, perché io pensavo che potesse essere una mostra. Quando c'è talmente tanta emotività in questi lavori, per me c'è sempre bisogno di un occhio esterno, quindi di un curatore che sappia dare un indirizzo. E mi sono rivolta ad Augusto Pieroni. E lui, quando ha visto le immagini, ha detto: questo non è una mostra, questo è un libro. Da lì è nata l'idea comunque di fare questo libro. E io ne volevo fare meno copie di quelle che poi ho fatto, perché, ma l'offset comunque, il minimo di tiratura era 300 copie, quindi ne ho fatte 300 copie, ma per me è talmente prezioso, perché c'è una parte di me, forse è il lavoro più intimo, più emotivo di tutti, e niente, vi faccio vedere una piccola anteprima anche qua sul sito. Si vede? Sì, sì. Ecco, questa è l'unica foto dove compare comunque una presenza umana.
Poi vabbè, in ogni mio lavoro c'è una foto di mia figlia, questo è un piccolo segreto che mi ho svelato. Oltretutto era la prima volta che mi cimentavo comunque in un progetto dove il paesaggio, io non sono un fotografo paesaggista, per carità, ci vuole troppa tecnica, io non ce l'ho, dove comunque il paesaggio assume una connotazione fortemente emotiva, non assolutamente tecnica. Questo passaggio qui, questo che vedete, da questa foto a questa, questo è stato il primo provino che mi ha mandato Pieroni di sequenza, e io quando l'ho visto sono letteralmente volato dalla sedia, perché adesso magari non lo vedete vicino, ma c'è un accostamento di colori e di forme. Questa è la mia copertina di quando ero bambino. Guardate i monti qui, guardate i monti alle spalle, guardate la parte rossa sotto, guardatela qua, guardate i fiori qui, poi la centralità della casa e la centralità comunque di una figura paterna. Questa è una foto d'archivio di, penso, primi anni 80 di mio papà. Questo è il mio orsacchiotto di quando ero bambino, che conservo gelosamente ancora nel comodino. Poi a mia figlia, se me lo tocca, lei lo sa benissimo, non ci si deve avvicinare. Io quando ero piccolo avevo il terrore che me lo rubassero, e mia nonna qui mi ci cucì il nome. Approfitto poi, ecco, un pensiero per mia nonna, visto che oggi è la festa dei nonni. E questo è l'estratto di Nostos, che è diventato questa roba qua, con un inserto particolare, vabbè. Bellissimo. Alla fine c'è la chicca finale, con una busta da lettera che contiene un po' di cosette. Quindi è un rapporto comunque adesso quasi morboso, perché io periodicamente sento l'esigenza di tornare. Se prima era paura, adesso è proprio un'esigenza fisiologica. Addirittura io mi ricordo quando stavo facendo il lavoro, mi mettevo la sveglia la mattina presto, torno alle 6, io così alle 6:30 parto, alle 8:30 sto su, io alle 6:30 già ero su. Perché comunque alle 4 ero sveglio, quindi era talmente una carica adrenalinica, ero entusiasta di tornare su, ero proprio entusiasta. E ce l'ho ancora questo entusiasmo, quindi sono molto volentieri, tranne che in estate. È una stagione che odio. Quindi. Poi ecco, sono luoghi del silenzio, no? Ecco, la fioritura è bella, bellissima, per carità, ma io tutta quella gente non... Sono luoghi che mi devo godere da solo. La fioritura era bella 20 anni fa, che non lo sapeva quasi nessuno. Quest'anno hanno contato 6.000 macchine in un weekend, una cosa che poi vabbè, la gente non ha rispetto per nulla, hanno devastato i campi, quindi diciamo per... Vorrei stare zitto per lasciare spazio alla domanda della Fabiani. Era strano, ma ce l'ho la domanda. No, non è strano neanche per niente, lo sapevo, guarda, era una certezza. Aspettavo, volevo togliere la parola, Nicola. Ma che stai scherzando, non c'è mai riuscito nessuno. Innanzitutto piacere, ciao Fabio. Ciao. La domanda che mi frullava un po' in testa era questa, che... soprattutto con queste immagini che vedevamo adesso, magari queste si raccontano un po' più da sole, mentre altre, tu dicevi, per esempio il lavoro precedente, cioè magari ci sono delle storie dietro di cui vi vorrei parlare. Quindi spesso si dice magari che la fotografia non ha bisogno di didascalie o di titoli. Per te invece quanto è importante
raccontare alcune fotografie, le storie che ci sono dietro, pensi che tolga qualcosa alla fotografia o aggiunga valore? Bella domanda, guarda, anche qua potremmo discutere all'infinito senza avere comunque una risposta che sia quella corretta, perché tutto è molto individuale. Allora, da parte mia dipende dalla tipologia di progetto. E per quanto riguarda quello precedente, quindi tu ti riferisci a quello di Torbella Monaca, probabilmente alcune didascalie servono proprio per sfatare questi falsi tabù legati alla periferia. Quindi raccontare quello che c'è dietro quei volti può essere necessario ed efficace. Su Nostos per me non ci deve essere scritto nulla, perché ognuno si fa il suo viaggio, ognuno interpreta quelle fotografie e le adatta al proprio vissuto. Sul libro, tanto che abbiamo concordato una scelta, che concordato ma nasce da Pieroni, devo essere onesto, non c'è nessuna prefazione, ci sono solamente due citazioni, una di Margaret Mazzantini e una di Milan Kundera, non c'è altro. Partono subito le foto. Perché? Le considerazioni stanno alla fine, sia le sue note che le mie riflessioni. Perché? Proprio per quello che ti dicevo, ognuno deve essere libero di interpretare le immagini e fare il suo viaggio, o rivedere il suo viaggio, o adattarlo ancora di più. Se io l'avessi scritto prima, avrei condizionato la visione. Quindi tu ti impongo in qualche modo quello che è il mio di viaggio. Invece così ti lascio libero. Puoi anche non leggerle. Ieri mi ha chiamato un signore e mi fa: io il libro l'ho lasciato sullo scaffale, l'ho preso dopo 2 mesi. Perché dovevo maturare il tempo per vederlo. L'animo giusto. Esatto. Quindi lo scritto può essere più o meno importante, più o meno necessario. Non c'è una regola. Non credo che ci sia una regola. Shanna dice che è fondamentale. Se lo dice Shanna, probabilmente gli dobbiamo dare ragione. Io nel mio piccolo dico che dipende. Io, ad esempio, lo escluderei quasi sempre. Perché poi la fotografia è una cosa soggettiva. Nulla in fotografia è dimostrabile, perché non siamo in ambito scientifico o matematico. Io non ti posso dire che quella fotografia è bella e ho ragione. Tu mi puoi dire: a me non piace. E non hai ragione tu, non ho ragione io, non abbiamo torto entrambi. Se io ti dico che 2 più 2 fa 5, tu mi dici: no, tu stai dicendo una cazzata. E tu c'hai ragione, io c'ho torto. Però forse alcune volte, come dicevi tu, aiuta a fare quel viaggio, perché altrimenti non lo riusciresti a fare, forse. Assolutamente. Guarda, abbiamo fatto prima l'esempio della fotografia di Michele, no? Che ha il volto coperto e tutto tatuato, no? Magari, ecco, nell'immaginario collettivo è uno spacciatore, no? Quindi magari aggiungere la didascalia ci aiuta ad abbattere il pregiudizio legato all'estetica, no? Proprio il caso di dire: l'abito non fa il monaco. Quindi in quel caso, ma è più necessario allo spettatore che a me che faccio la foto. A me non mi serve, chiaramente. Lo scritto è sempre per chi ci vede dall'esterno. Io, ad esempio, prima ho citato il lavoro su mio papà. Io l'avevo scritto una sinossi chilometrica, no? Perché credevo che fosse necessaria. Poi, siccome mentre facevo questo lavoro, un amico mi disse: ti devi leggere il libro di McCarthy, La strada, perché parla comunque di questo viaggio in un mondo post-apocalittico di un papà che accompagna il figlio, no? No, lo leggo dopo perché sennò mi condiziona. Quindi finisco il lavoro, finisco l'editing, c'è la sequenza, c'è la sinossi, leggo questo libro, arrivo, pagina ancora non ricordo, 181, c'è questo dialogo tra padre e figlio che dura 7-8 righe, un dialogo molto stretto, poi molto asciutto, ma molto efficace. Questa sarà la sinossi del libro. Basta, non c'è bisogno di altro. Non c'è bisogno di altro, è questa. Poi quel lavoro è per me, a me non me ne frega niente se arriva a qualcun altro.
anche se all'inizio ero un po' timoroso su questa cosa, cioè l'ho maturato col tempo, lo sto facendo per me, quindi quello che arriva fuori mi interessa poco. Cioè, quel lavoro me lo, come, ho detto come nasce, e poi il docente mi disse: guarda, ne facciamo una piccola mostra. E ho detto: no, ma che ci facciamo? Chi la vede? E io mi ricordo che quel giorno io mi ero allontanato un attimo, poi abbiamo fatto foto piccoline perché la gente si doveva avvicinare per guardarle. A un certo punto mi chiama, mi fa: io mi ero allontanato un po' di là, che c'è una ragazza che ti vuole parlare. C'era sta ragazza di spalle. A un certo punto io la chiamo: ciao, volevi parlare con me? Questa si gira che piangeva, non c'era scritto nulla, nulla se non questa piccola sinossi. E mi fa: ho perso papà anch'io 3 mesi fa. E io: ma allora qualcosa arriva. Quindi chi vuole ci arriva comunque. Sì, quello sono d'accordo con te. Beh, a questo punto ve lo faccio vedere. Anche perché è strettamente legato a Nostos. Io credo di aver realizzato e terminato proprio in questi giorni una vera e propria trilogia che inizia con questo lavoro qui, su cui io non vi dico niente, quindi poi se mai ve l'andrete a rivedere. Io vi posso dire che ho cercato di fotografare i ricordi con mio papà, le sensazioni legate a 20 anni insieme. Vi posso solamente dire, vabbè, senza problemi, che io sono figlio di genitori separati. I miei genitori si separarono io ero molto piccolo, quindi passavo tantissimo tempo in macchina con lui. E c'era un rapporto praticamente morboso. Per me mio papà era un mito assoluto, pure se non era dentro casa, tanto che quando morì nessuno aveva il coraggio di dirmelo. Quindi ci sono degli elementi, ecco, che poi riportano anche a questa situazione. Guardiamo le tue foto in religioso silenzio. Sì, è imbarazzante, però. No, no, anzi. Peggio sarebbe se ci mettessimo a chiacchierare tra di noi, magari di altro. Vabbè.
te la rifaccio io una domanda. La foto, non mi ricordo, ho guardato il numero, ma adesso mi sfugge. La foto del bambino scattata in... vabbè, la foto verticale messa in orizzontale, per intenderci, delle gambe del bambino. Sì. Perché? Perché quella è l'unica foto che ho scelto tra le foto d'archivio di mio papà. E... quindi era una foto verticale che tu hai girato? Esatto, ma ho girato perché diciamo quella è l'ultima posizione che purtroppo ho assunto, no? Oltretutto ho tagliato la testa volutamente perché non volevo che ci fosse riconoscibilità, identità, proprio perché magari era una cosa estremamente personale. È stata una scelta anche coraggiosa per certi versi, no? Perché poi è un lavoro che è iniziato come magari l'avremmo iniziato tutti, cioè con l'utilizzo di foto d'archivio. Sarebbe stato probabilmente la via più semplice, ma al tempo stesso la meno efficace per certi versi. Tanto che venni letteralmente cazziato, abbandona questa strada e fotografa quello che ricordi, fotografa le tue emozioni, e da qua è nato questo lavoro qua. Alternativo e interessante allo stesso tempo. Domande? Pier Paolo. Cosa? Di che stavamo parlando? No, stavo seguendo la studente con estremo interesse e cercando anche sì di capire. Che ovviamente alcune foto non sono di facile, non sono foto magari di impatto che hanno valore, magari con nel racconto, ecco, e magari ecco con le tue parole, Fabio, si riescono anche a ben capire, magari, che sono pezzi di un puzzle che sicuramente ha una grossa profondità, ecco. Io di quello che sto apprezzando, diciamo, di questa serata del tuo è il tuo mostrarti proprio come persona, e ecco, anche la assoluta sincerità, schiettità con cui stai parlando con noi, parlando anche di cose personali, di ricordi, e questo è, penso, molto, molto bello, ecco. È la mia fotografia, quindi non, cioè, è quello, quindi ti ripeto, io... per certi versi, soprattutto sul nostro, se mi metto a nudo, ma a me la fotografia serve, ecco, anche per affrontare, ma lo dico sinceramente, anche un periodo, tanti lavori si concentrano sul periodo dell'infanzia, che per quanto travagliato è quello che ricordo anche con maggior piacere per certi versi. Ecco, come dicevo, questi giorni credo di aver terminato una trilogia iniziata proprio col lavoro sul mio papà nel 2012, proseguita con Nostos nel 2018 e terminata con il lavoro su mio nonno, perché mio nonno è stata un'altra figura paterna. Mio nonno era non vedente, mi ha trasmesso questa enorme passione per la lettura, perché io leggevo a lui il giornale, i libri, tutto quello che era leggibile, addirittura le parole crociate. E anche questo lavoro qua, che per la prima volta realizzo un progetto in capitoli, è meno ermetico di quello che avete visto, ma è un mio espormi senza problemi, ma non ho nulla da nascondere, quindi perché non farlo? Poi ripeto, serve a me. Giorgio, c'è una domanda in canna. Sì, poi... no, è che alla fine, ecco, soprattutto magari nel lavoro di tuo padre, ma poi penso che sia un po', forse, valga un po' anche per tutti gli altri, no? Cioè, alla fine alcune cose penso che sono magari molto facili o molto difficili da affrontare, nel senso che, ovviamente, vabbè, tu ci racconti anche, insomma, di una bella storia con tuo padre, o comunque di un legame molto forte, quanto è facile o quanto è difficile raccontare una cosa del genere, nel senso, perché non lo so, io ho, per esempio, cioè, piacerebbe fare anche una roba del genere,
però non lo so, la trovo molto difficile per me, per vari motivi. Nel mio caso, per te, se ci sono state difficoltà o quanto è stato facile al contrario farlo? Allora, ci sono delle oggettive difficoltà, anche perché devi scegliere un'interpretazione che risponda poi all'esigenza tua personale, no? Sì. Quella non è che viene con due secondi. Magari sei uno scrittore, tu devi pensare che sei uno scrittore, hai un'idea, no? Quando pensi che sia, hai messo a posto tutti i tasselli, inizi a scrivere. Oppure, ancora meglio, io per esempio sono, come ho appena detto, no, un accanito lettore, un divoratore di libri, no? Io per esempio li compro pure se non li leggo subito, ma io devo sapere che sta là, che ce l'ho sulla mia biblioteca, perché comunque per ogni libro c'è il suo tempo. Quindi per me un libro può stare pure sullo scaffale per 2 anni, ma io devo sapere che sta là, e quando è arrivato il momento lo leggo. Stesso discorso per quanto riguarda il progetto, ce l'ho in mente e quando arriverà il momento lo sviluppo, perché magari ogni tassello deve andare a posto per comporre poi il mosaico e sapere con coscienza quello che devi andare a fare. Cioè, fare le cose tanto per farle non serve a niente, non serve veramente a nulla. E poi, ripeto, innanzitutto la fretta è cattiva consigliera, ma la consapevolezza di quello che si fa lo proietti inevitabilmente nelle foto, e se tu sei il primo a non essere consapevole di quello che stai facendo, io me ne accorgo, io, poi magari ne accorgono pure altri. No. Quindi se adesso ce l'hai in mente, ma non lo sviluppi, probabilmente fra un giorno, un anno, 6 mesi, 3 anni, arriverà il momento. Magari in questo momento non hai la penna giusta per scriverlo. Ti serve la penna rossa, ma tu c'hai solo quella blu. C'hai, che ne so, la macchina da scrivere, invece lo puoi fare con Word. Quindi tutto si deve andare ad incastrare. Quando tutto è perfettamente incastrato, allora riuscirai. Non mi fate far filosofo, perché non sono un filosofo. Un'altra domanda, così almeno dopo mi taccio. Spesso hai parlato, soprattutto nei tuoi lavori, anche in nostro, sai, così, della parte, diciamo, dell'editore. O meglio, quanto è importante, nel senso, anche no, nella scelta appunto della sequenza delle immagini, la sequenza del racconto, comunque insomma è una figura che in questi progetti immagino sia imprescindibile, insomma. Beh, assolutamente sì, soprattutto quando si tratta di progetti così o così emotivi, o comunque in cui non riesci a staccarti, no? per tanti motivi. A me mi è capitato sia con Gioele che con Nostos, per motivi diversi, ma mi sono affidato comunque a 2 curatori. Altre volte riesco a farmi l'editing del lavoro da solo. Un occhio esterno, diciamo, è sempre un pochino più obiettivo di noi sul nostro lavoro, perché il coinvolgimento è sicuramente diverso, riesce ad essere più obiettivo nella funzionalità, nell'efficacia delle immagini e quindi poi anche della sequenza. Si dice sempre che l'editing migliore te lo fa qualcun altro, adesso che sia un curatore o meno. Io tante volte do le foto a mia moglie, di pensaci tu, dimmi quando è finito. Per dire, il lavoro su mio papà è stata la prima volta che io ho provato a fare un editing, perché le prime 12 le misi insieme col docente, e lui, mi ricordo che quella sera mi disse: la prossima settimana mi porti il lavoro editato. E paradossalmente, che forse il lavoro più emotivo che ho fatto, sono riuscito a farlo da solo, quell'editing. La seconda parte è tutta mia. Però ecco, anche là dipende molto dai momenti. Un aiuto esterno non va considerato un limite da questo punto di vista, assolutamente, assolutamente. Anzi, è una necessità a volte, più che una necessità.
Però perdonami, tu sei un po' autolesionista comunque, Fabio. Allora, quando non sapevi scattare, facevi le foto a tua moglie, gli hai tagliato i piedi e hai rischiato il divorzio. Sì. Adesso che sei diventato bravo, la fotografi solo col cellulare. In più, le rifili le foto tue dove lei non c'è. Infatti, adesso sta di là, no? Che era ieri o l'altro ieri, no, forse martedì, che io avevo una presentazione, è venuta con me, e qualcuno mi ha detto: pensa che foto che fa te, veramente non me ne fa mai. Quando magari ecco, andiamo in vacanza pure con la bambina, cioè innanzitutto io le devo chiedere io, e poi neanche me le fa con la macchina sua, le fa con la mia, che non le vuole proprio. Va bene, cioè, quando ti caccerà da casa, sappi che Rieti e degli amici che ti ospitano molto ben volentieri. Grazie. È solo una questione di tempo. Non ho bisogno, l'assicuro. No, vi faccio vedere l'ultima cosa, non mi annoio più, ma perché ci tengo a farvela vedere, perché è il lavoro che mi dà più gioia di tutti, in realtà. Ditemi se bannoio perché vi lascio, eh. Occhio che ti teniamo qua fino all'alba, tu pensi che scherzavo? Senza che vi dico che cos'è, perché penso che si capisca subito. Questo primo capitolo è tutto dedicato all'infanzia. Ed è la prima volta che mi sono accorto che potevo lavorare in dittici, perché erano estremamente funzionali. Mannaggia, a me mi si incanta. Vabbè, andrò a vedere sul sito. Mentre lo vedete, voglio sfatare un piccolo tabù che riguarda sia questo lavoro che quello su mio papà. Perché allora, la maggior parte di queste foto sono scattate con una compattina. Quindi date sempre il giusto peso allo strumento. Non è lo strumento che fa la foto, la fate sempre voi. E poi c'è il secondo capitolo che inizia praticamente il primo giorno di scuola elementare, è finito quest'anno, al termine della quinta elementare.
Io spero di non avervi annoiato. Direi decisamente di no. Soprattutto ci ha lasciato senza parole, vedo. Adesso ci sono rimasto io senza parole, scusate un attimo. Vieni. Mi hanno appena visto il lavoro tuo. Siria. Un attimo, fatti vedere che sei combinata. Abbassa. L'ultima volta era un clown. No, mi sembrava Kerry, lo sguardo di Sara. Fantastica. Bello. Sì. Non lo so, abbiamo qualche altra domanda per Fabio? L'abbiamo... No, io ci avevo... Una domanda, perché ero incuriosito di sapere cosa fai nei tuoi workshop, perché generalmente si vedono molti workshop in posti esotici, sì, con tecniche, multiscatto, cose varie così. Invece i tuoi workshop come sono strutturati? Allora, cosa fondamentale nei miei workshop, io non parlo mai di me, assolutamente. Questa è la prima cosa, perché se la gente viene a fare un workshop, vuole imparare qualcosa, vuole fotografare, se vuole vedere quello che faccio io, c'ho un sito, oppure ecco, serate come queste. Quindi durante il workshop si lavora. E questi che stiamo facendo adesso in esterni, chiaramente sia di Torbella Monaca che Norcia, si tratta di un approfondimento dei territori, e quindi basati su incontri. Poi è chiaro che c'è anche una parte didattica, dove approfondiamo il tema attraverso la visione di progetti che abbiano comunque attinenza con quello che poi facciamo durante il workshop. Quando ad esempio mi chiamano, come è successo la settimana scorsa da Iesi, vieni a fare un workshop da noi venerdì, sabato e domenica? Ho detto sì, ok, ad una condizione. Siccome io non vi posso insegnare niente venerdì, sabato e domenica, e soprattutto non posso pretendere di arrivare il venerdì, darvi il lavoro e pretendere che la domenica voi lo facciate, la mia formula è semplicemente questa. Io do il tema del workshop un mese prima, / due mesi prima, così i partecipanti lavorano su un progetto. Io lascio i miei recapiti in quel tempo che intercorre tra quando assegno il tema e quando ci vediamo. I ragazzi mi possono contattare, scambiare opinioni, far vedere le fotografie, in modo tale che in quei tre giorni in cui ci vediamo ci concentriamo su una cosa che non fa quasi mai nessuno: l'editing fotografico. Quindi diamo forma a quello che è stato fatto in quel periodo di tempo. Guardiamo, anche là c'è una parte chiaramente didattica, perché per me poi la cultura fotografica è fondamentale, cioè lo studio di altri autori è fondamentale. Io poi ho avuto la fortuna di avere un metodo di studio che mi consente di conoscere tanti autori che non sono i soliti noti, anzi con me i soliti noti probabilmente non li vedono mai, perché su quello dico: avete la rete, avete il nome, basta andare a cercare. Io nel mio piccolo ho un'esperienza che mi consente di farvi vedere anche altro, guardiamo altro. Poi il workshop è sempre un punto di partenza, perché anche lì non è che se io do il tema un mese prima, due mesi prima, comunque posso pretendere che si finisca un lavoro. Magari si può anche finire, ma non è detto che lo sia per forza, quindi magari può essere un punto di partenza per proseguire, perché magari in quei giorni di presenza si danno ulteriori spunti, si capisce dove si può andare a approfondire, quello che manca, quello che si può aggiungere, quello che si deve togliere. Questo fondamentalmente, il fotografo che viene là, arriva il venerdì e se ne va la domenica, inevitabilmente parla di lui, oppure se si fa l'uscita con gli allievi, ecco, bravi, avete fatto 20 foto con croce. Poi, per carità, io non sono più bravo di nessuno, però mi ritengo almeno questo, una persona onesta, quello sì. Quindi se qualcuno vuole fare un workshop con me, deve lavorare, ma non vedrà mai quello che faccio io. Anche perché nel momento in cui me lo chiedi, sai chi sono, è inutile che te lo ribadisco. Ci sono altre domande per Fabio? Sì, io, se è possibile. Come no? Ciao Fabio. Ciao. Un paio di curiosità. Cosa? No, scusami, non vedo il nome, non vedo il tuo nome. Salvatore. Ah, Salvatore, ciao. Dimmi. Ciao. Ho visto delle fotografie ricorrenti. Gambe e piedi, l'ombelico,
due o tre Biancaneve, è un marchio? Cioè un marchio di fabbrica? No, è una casualità, dai. Ah, ok. Diciamo che mi piace molto, almeno per quanto riguarda, ecco, lavori molto personali, come può essere quello di mia figlia, fotografare tutto quello che può essere accostato al concetto di vita, di esistenza, no? E in questo caso l'ombelico è fondamentale, sia nel lavoro di mio papà che in quello di Siria stessa. Però no, il resto credo che sia veramente una questione di casualità, anche se complimenti per l'osservazione. No, era come se fosse, non lo so, non so spiegarmi, no, una sorta di firma. Ma guarda, no, sono sincero, no, anche per, innanzitutto non credo di avere ancora acquisito una vera e propria firma, ecco, quello sarebbe, non dico il raggiungimento, l'apice, però no, magari ecco, quando mi dicono questo lavoro non ho visto la firma, è il tuo, ecco, quello è un bel la firma nel senso non ho visto il nome dell'autore, questo è tuo, è un bel complimento. Però non ho delle fotografie ricorrenti che fanno un po' da trend union. Questo è veramente è una buona osservazione, la tua, ma è veramente una questione di casualità. Ho capito, grazie. L'altra è, non ho visto fotografie in bianco e nero. Solitamente se ne vedono parecchie. Allora, io ho smesso di fotografare in bianco e nero nel 2007. Quando persi un figlio e la fotografia mi ha salvato, perché io pochi giorni dopo cominciai a uscire a fotografare a pellicola, era la fotografia dei miei stati d'animo, della disperazione di allora, di un sogno infranto, e sviluppai quei rulli che erano in bianco e nero e ci feci un lavoro per me che fino a 2 anni fa è rimasto nel cassetto, e decisi che quel bianco e nero e la pellicola non sarebbero stati l'ultimo tributo. Io non avrei mai più fotografato in bianco e nero, era l'unico omaggio che potevo fare in quel momento. Poi l'host 2 anni fa mi spinsero a farne una piccola pubblicazione, io dopo tanto mi sono fatto convincere, è diventata una fanzine, non so per quale motivo ieri mi hanno richiesto non so quante persone, forse perché qualcuno aveva rivisto il post su Facebook, ma era una tiratura di 50 copie, me ne è rimasta una copia per me, e da quel momento, poi ripeto, è un lavoro che è rimasto nel cassetto per 10 anni. E non ho più scattato neanche nero e non ho intenzione di riprenderlo, con tutto che mi piace, per carità, mi piace. Ora, per alleggerire un po' il discorso che magari è fatto un po' pesante, è un linguaggio bellissimo, tutto va motivato, e io penso che scattare in bianco e nero e scattare a colori sia estremamente diverso nel principio, non tanto nel monocolore, nel monocrome o nel colore. Il fotografo deve sempre motivare le sue scelte, cioè scatto in bianco e nero perché, scatto a colori perché. Non è vero che il bianco e nero è più poetico, non è vero che il bianco e nero drammatizza di più. Se pensiamo ad esempio ai lavori nelle zone di conflitto, dove comunque oggi si vede sangue a go-go, probabilmente il bianco e nero alleggerirebbe, perché il sangue è rosso. Quindi spadiamo questa cosa che il bianco e il nero drammatizza, in questo caso è il colore che drammatizza. Non è che uno è più poetico dell'altro, la poesia la fa il fotografo. Se io scrivo una poesia, la scrivo su 4 righe o la scrivo su 8, cambia qualcosa? Se la scrivo... Quindi il discorso del linguaggio bianco e nero e colore va comunque motivato. Io, per esempio... I miei allievi dico sempre: non fate le cose per caso, con casualità, date sempre una motivazione. A parte che mi incazzo se non mi date una motivazione. Mi è capitato anche sullo strumento, per dire, no? Perché qualche anno fa avevo un'allieva che voleva fare un
progetto fotografico, anche lei è Turbella Monaca, sull'adolescenza, di fare Polaroid. Ah, bello. Perché? Beh, perché è figo. Credo che mi abbia visto diventare tutti i colori. Va motivato tutto. Io non sono uno che segue le mode. Cioè, a me, se vedo un lavoro in Polaroid, mi piace capire perché l'ho fatto in Polaroid. Se vedo un lavoro in bianco e nero, mi piace capire perché il fotografo ha scelto il bianco e nero. Se ti chiedo come l'hai fatto e tu mi rispondi l'ho fatto con una reflex perché c'ho solo quella, è più motivazione di quella che te devo dire. Tutto va motivato. La mia sul bianco e nero è, ripeto, è una scelta emotiva abbastanza forte. A volte mi manca, qualche rara volta converto uno scatto fatto col cellulare in bianco e nero, però la mia fotografia non sarà mai più in bianco e nero. Beh, dici Ale, dici. Io. Non pensavo volessi dire qualcosa. No, è giusto, potente, è Fabio, cioè è l'emotività, è il fatto che si no, è così. Decisamente sì. Va bene, va bene. La personalità che viene fuori, cioè... Ok. Non è un segreto di Stato, cioè, purtroppo no. Sono accadimenti nella vita dell'individuo, ognuno ha i suoi, no? Quindi, certo. Sono esperienze che ti cambiano. Io probabilmente ne sono uscito migliorato. Sembra assurdo, no? Però no. Certo, se o ti distruggono o ti migliorano. Io... ho avuto la fortuna e il carattere probabilmente di trasformarlo in qualcosa di positivo, con tutto che me lo porto dentro ogni santo giorno, perché non vuol dire dimenticare. Sì. E va bene, se non ci sono altre domande... Qualcosa da negro però. Porto, vai! Ti devo adottare? Sì, non so se Siri è contenta di ciò, però... Mi ha detto a Giorgio, vieni a dire qua. Sono un po' ingombrante, digli. Vuole dire lui? Va bene, va bene. Io direi che possiamo ringraziare Fabio. Ci sono domande, sono qua, sì. Anche perché abbiamo detto facciamo l'alba, no? Sì, sì. Sì. Quindi... Sì, lo sanno, e se ci sono domande in qualsiasi momento, anche perché adesso ti invitiamo a far parte del nostro gruppo, quindi magari avremo anche altre opportunità se avrai piacere. Come? E comunque vediamo appena... che sarà in presenza. Certo. Esatto. Appena sarà possibile, stai tranquillo che ti inviteremo a Rieti, così magari alla presentazione del tuo prossimo libro. Pensate che uno dei primi progetti che ho realizzato, no? Giorgio poi lo conosce, Francesco Canini, sì. Un ragazzo di Rieti non vedente. Grazie. Sì. Magari in quell'occasione lo inviteremo. Sì, guarda, poi siamo comunque rimasti amici, siamo rimasti in contatto, sono passati tanti anni, però personaggio meraviglioso Francesco, ed era di Rieti. È di Rieti, scusate. Lavorava a Roma, adesso lavora all'Aquila, però continua a vivere a Rieti, paradossalmente a Via dei Ciechi. Sì. Infatti, ma lui la prendeva a ridere questa cosa, uno spirito meraviglioso. Dove che abito? A Via dei Ciechi. Invece no, abito a Via dei Ciechi. Mi ricordo il ponte e poi si gira sulla destra e c'è questa vita. Sì. E va bene, ragazzi, va bene. Spero di avervi fatto passare due ore perlomeno interessanti. Assolutissimamente sì, guarda, decisamente sì. Io ti faccio, penso che non sbaglio a farlo a nome di tutti, ti faccio i complimenti veramente per i lavori che hai fatto. Io tra l'altro sul tuo sito ho visto anche le altre foto, devo dire che ci sono degli spunti davvero davvero interessanti, hai fatto veramente degli ottimi lavori. Sono certo che, come ti dicevo, il prossimo libro ti invitiamo a presentarlo a Rieti, così ci conosciamo anche di persona. Molto volentieri. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai voluto dedicare, è stato veramente un incontro interessante
e lo vedranno anche altre persone, perché come detto abbiamo registrato la diretta, la pubblicheremo sul nostro canale YouTube, e spero ancora che insomma ci avremo modo di vederci presto di persona. Speriamo. Vi ringrazio. Se avete bisogno di me per qualsiasi cosa, se posso aiutarvi, contate pure perfetto la disponibilità, che non è buttata là tanto per a me, è una cosa proprio che la condivisione mi piace tanto. Poi penso che almeno Giorgio, Alessia e Fabrizio se ne siano accorti. Assolutamente. Decisamente sì, garantiamo. Va benissimo. E se vi avete queste parti, condivideremo tanta birra invece. Tranquillamente, sempre d'accordo. Che non fa mai male. No. Anche prodotti locali. Sali, salami, lonze. Solo la birra rimane pesante. La qualità, quindi... Esatto. Se un piatto, un bicchiere, si parla ancora meglio. Altro che... Va bene. Grazie mille, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonanotte ragazzi. Buonanotte.